sappiamo che odia gli uomini, che ci puisce, ma che porta al potere su di loro. È un potere che viene riconosciuto anche nella scrittura, che dura perché non viene il Salvatore del mondo, cioè il Signore, che distrugge il demonio e quindi sconfigge completamente le forze del male. Quali sono i segni, come ci possiamo difendere? E quei segni sono dove c'è la menzogna, dove c'è la calunnia, dove viene inviato il Signore. Grazie.
attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto con gli apostoli: lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dono di cui dare pace secondo la tua volontà. Tutti i figli avvenuti nei secoli del Signore. La pace del Signore sia sempre. E con il suo spirito. Come figli dello stesso padre, scambiatevi il rifugio della pace.
portati tutti i primi casi come tutti gli attori sì, mettila tra il tetto. Thank you.
Grazie a tutti.
desiderata benedizione. E per intercessione della Vergine Maria e dell'Arcangelo Michele, confermalo nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda sempre grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Viso in alto di chi non lo spira.